Presidente. Cari colleghi, abbiamo di recente avuto modo di approfondire il quadro occupazionale femminile in Europa in un incontro di una delegazione della Commissione FEM in Irlanda presso la sede di Eurofound. Quello che ne emerge è un quadro preoccupante, per non dire allarmante. Per quel che riguarda la disparità di genere tra occupati, la percentuale di distacco in Europa ha una media di circa il 10%, con picchi ad esempio in Italia, il mio paese, dove tale disparità raggiunge addirittura il 20% nella fascia tra i 30 e i 40 anni. Questo significa che non si è fatto abbastanza in questi anni, sia per le politiche occupazionali, sia per i sistemi di welfare familiare e per la prima infanzia. Solo infatti tramite un loro finanziamento più incisivo si riuscirà ad abbassare questa percentuale, oggi ancora vergognosamente elevata. Per quel che riguarda invece la disparità salariale di genere in tutta l'Unione, siamo di fronte a un colpevole 16% di differenza. Qui entra in gioco un discorso più culturale, poiché è basato su pratiche discriminatorie perpetrate in tutti gli Stati dell'Unione e che la direttiva del 2006, a cui fa riferimento la relazione Zabowska, si propone di combattere. Accogliamo quindi con favore il contenuto base di questo dossier, rimarcando tuttavia la nostra contrarietà all'introduzione di sanzioni e pratiche burocratiche eccessivamente onerose, che vanno ad aggravare ancora più il peso amministrativo a cui già sono sottoposte le aziende. Va bene lavorare su politiche di lotta alle discriminazioni, ma senza accanirsi troppo sui datori di lavoro, che sono spesso incolpevoli. Grazie.